Forcella è un posto ricchissimo di storia, di monumenti, di archeologia, e quindi noi pensiamo che l'orgoglio di Forcella debba ritrovarsi esattamente in questo grande patrimonio. Presentato questa mattina nello spazio comunale di Piazza Forcella in via Vicaria Vecchia, il progetto Forcella Transit per attrarre cittadini e turisti in una zona del centro ricca di testimonianze storiche e artistiche, ma non pienamente integrata nei percorsi culturali della città. Partenza briosa coi giovani artisti della baracca dei Buffoni che hanno sfilato festosamente per il quartiere. Forcella Transit è un progetto che ci serve a dare ancora più sostanza all'idea che Forcella diventi la porta d'ingresso turistico nel centro storico di Napoli, sulla parte integrante di Via Duomo come Via dei Musei e poi per attraversare i Decumani. Nella vicina chiesa di San Severo al Pendino è stata inaugurata la mostra fotografica Terra Mia, a cura di Federico Vacalebre, che ripercorre i 40 anni di carriera artistica di Pino Daniele. Sono cronache di ordinario Neapolitan Power, perché gli artisti non hanno il potere, ma hanno il potere di cambiare l'immaginazione. Quelle canzoni che già cantavamo quando c'era Pino ce le teniamo ancora più vicine da quando Pino non c'è. Ci esprimiamo allo stadio come nei cortei, nelle feste di piazza come nelle feste private, con quei versi che ci raccontano come nessun altro ha saputo e voluto fare, come quei suoni che nessun altro ha saputo e voluto tenere insieme. Questa mostra si intitola Terra Mia perché questa è terra di Pino Daniele. Pino è nato a due passi, è cresciuto a due passi. Fra gli eventi nel programma di Forcella Transit, spettacoli teatrali e di guarattelle, percorsi turistici ed itinerari enogastronomici, visite guidate alla scoperta delle bellezze di Forcella. Nello spazio comunale vi è una rete di associazioni che compie un lavoro di solidarietà, di inclusione sociale veramente straordinario, dai maestri di strada, a compagnie teatrali, a chi fa laboratori fotografici, a Femminile Plurale che fa teatro con le donne, insomma un tessuto ricco, vivace, creativo, innovativo che fa rigenerazione urbana, non solo nel senso di cambiare gli edifici, ma di ricostruire relazioni umane e quindi sottrarre al degrado e alla solitudine tanti che rischiano altrimenti di diventare preda delle organizzazioni criminali. Il programma completo su www.comune.napoli.it.